Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 che apriamo parlando di cronaca della tragedia accaduta nel pomeriggio alle porte dell'Aquila, dove in una villetta sono stati trovati poco dopo l'ora di pranzo i corpi senza vita di quattro persone. Le vittime sono Carlo Vicentini, ex primario di urologia all'ospedale Mazzini di Teramo, la moglie e i due figli, un uomo di 43 anni disabile ed una donna di 36. Il professionista era da poco andato in pensione. Secondo la prima ipotesi investigativa, l'omicida sarebbe il medico aquilano che avrebbe ucciso la moglie e i due figli e poi si sarebbe suicidato. L'uomo avrebbe usato una pistola regolarmente denunciata. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia che proseguiranno anche domani assieme al magistrato di turno Guido Cocco. Siamo devastati, è una tragedia che non riusciamo a spiegarci. Il professor Vicentini era un urologo molto bravo ed apprezzato, oltre che un uomo gentile, sensibile e disponibile. Così, una volta appresa la notizia della tragedia, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica in questo caso perché il Palabecci al Marina di Pescara ha ospitato questa mattina l'evento per la presentazione dei 4 anni di governo. Marsilio Sala gremita e governatore che ha confermato la sua ricandidatura. Vediamo il servizio. 4 anni di governo in regione, 1400 giorni di lavoro per l'Abruzzo e gli abruzzesi. È stato il Palabecci del Marina di Pescara ad ospitare l'evento denominato 4 anni di lavoro senza confini, in cui il governatore della regione Marco Marsilio ha illustrato l'attività portata avanti dalla giunta regionale. Noi presenteremo un bilancio positivo di una regione che ha saputo anche passare attraverso la pandemia del Covid, 2 anni di emergenza Covid, più quella perdurante dell'emergenza energetica e dell'inflazione provocata non ultimo dalla guerra in Ucraina, con risultati molto importanti. Presentiamo numeri importanti sulle assunzioni negli ospedali, il personale è di molto aumentato sia a livello dirigenziale, cioè i primari. Abbiamo trovato il deserto dentro i nostri ospedali 4 anni fa e oggi abbiamo colmato quasi tutte le posizioni da primario, oltre ad aver assunto infermieri. Portiamo a casa centinaia di milioni di finanziamenti in vari campi, dall'edilizia sanitaria a quella scolastica, agli interventi sull'idrico, una regione che 4 anni fa non aveva l'acqua potabile nelle case, soprattutto d'estate e in particolare in alcune città della costa. Oggi abbiamo centinaia di milioni di progetti finanziati, alcuni dei quali già in corso e rispetto ai quali già si vedono i primi risultati, per non parlare dell'acquifero del Gran Sasso, uno dei grandi temi lasciati inevasi per 20 anni a fare chiacchiere. Oggi c'è un commissario che sta lì sotto con l'elmetto in testa. Il governatore ha poi assicurato che il raddoppio della Pescara-Roma si farà. Qui si sta solo discutendo del fatto se la fonte di finanziamento utile sia quella del PNRR o quella dei fondi sviluppo e coesione o bilancio ordinario. Per noi nulla cambia se si paga con la tasca destra o con la tasca sinistra. Quello che è certo è che l'opera si fa e che dopo 100 anni quasi di disinteresse dello Stato per le ferrovie abruzzesi, oggi c'è un progetto che è stato condiviso tra Lazio, Abruzzo, Ministero ed RFI, ci sono progetti che hanno già ricevuto tutti i pareri e che stanno per andare in gara d'appalto. Se poi il governo ci dice che la tempistica stretta del PNRR mette a rischio la prosecuzione di quel finanziamento e quindi preferisce finanziarlo con altri soldi, a me poco o nulla cambia, l'importante è che si vada avanti e che si fa, ma non ho dubbi che il governo Meloni porterà avanti questa importante opera strategica. Il 6 aprile Marsilio sarà come ogni anno alla cerimonia in ricordo del sisma. Si avvicina il 6 aprile e noi ovviamente parteciperemo come tutti gli anni in maniera convinta, commossa a quel momento di ricordo del sisma dell'Aquila, che possiamo celebrare a testa alta perché il lavoro fatto sulla ricostruzione da queste amministrazioni e dall'amministrazione del Comune dell'Aquila parla da solo. Nei giorni scorsi, dopo 3 anni di continui rinvii, il CIPES in 3 mesi di lavoro di questo governo ha approvato 50 milioni per la ricostruzione delle scuole, che è un baluardo della ricostruzione non soltanto fisica ma anche sociale e culturale del territorio. È stata ricevuta a Roma dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una delegazione dei familiari delle vittime del disastro di Rigopiano, accompagnata dal Presidente della Regione Marsilio. Clima piacevole, dice ai nostri microfoni il Presidente del Comitato Vittime Gianluca Tanda, ma come è andata lo dirà il tempo. Vediamo il servizio di Stefano Buda.
Un incontro cordiale e a tratti commovente si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una folta delegazione dei familiari delle vittime del disastro di Rigopiano, accompagnati dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Uno dei momenti più intensi è stato l'abbraccio tra la stessa Meloni e Paola Ferretti, madre di Emanuele Bonifazi, l'ha detto alla reception del resort che il 18 gennaio 2017 perse la vita tra le macerie insieme ad altre 28 persone. La Premier ha assicurato massima attenzione al caso Rigopiano e si è dichiarata interessata ad una serie di proposte avanzate dal Comitato Vittime in tema di prevenzione e di indagini sulle stragi. Il presidente del comitato, Gianluca Tanda, valuta positivamente l'incontro, ma attende che siano i fatti a parlare. Com'è andata? Questo lo vedremo nel tempo. La sensazione era un clima, diciamo, piacevole. Subito lei ci ha messo a nostro agio e poi ovviamente non sono mancati momenti di emozioni quando abbiamo parlato del personale. È stato un dialogo molto, molto, secondo noi, costruttivo. Abbiamo raccontato a livello, ovviamente, come parenti, come famiglia delle vittime, le nostre sensazioni, le nostre paure, no? Che abbiamo di questo processo. E poi abbiamo parlato ovviamente della prevenzione, ovviamente delle proposte che abbiamo portato erano anche del Comitato Nazionale di cui noi facciamo parte, e una su tutte che mi interessa particolarmente è appunto la Procura Nazionale che si occupa ovviamente di queste stragi italiane, che una piccola procura come potrebbe essere quella di Pescara, come tante altre, non possono ovviamente prendersene carico totalmente. Nel corso dell'incontro inevitabilmente si è parlato anche del processo che si è svolto a Pescara e della sentenza di primo grado che ha portato ad appena 5 condanne su 25 richieste dalla procura, peraltro a pene molto più lievi di quelle che erano state invocate dalla pubblica accusa. Come tutti noi italiani abbiamo seguito, anche lei ha seguito la vicenda, e io credo che se siamo là era perché proprio anche lei non crede a quello che è successo all'interno, e abbiamo semplicemente detto, io personalmente gli ho detto, com'è possibile? Ma la domanda è caduta nel vuoto, ovviamente, sapevo già la risposta che non ci sarebbe stata. Com'è possibile questa forbice così ampia? Com'è possibile questo divario così importante tra la richiesta della procura e poi ovviamente la sentenza del giudice? Il principale nemico per i familiari delle vittime di Rigopiano è adesso il rischio prescrizione, e anche di questo si è parlato durante la visita a Palazzo Chigi. Cascando l'omicidio colposo, la prescrizione si riduce moltissimo, abbiamo ancora un anno di tempo e quindi chiediamo almeno di velocizzare questi tempi, l'abbiamo chiesto nel primo grado, oggi più di ieri dobbiamo insistere su questo perché almeno l'appello sia celebrato in tempi celeri, questo è un impegno che ha preso anche il governatore Marco Marsilio, quindi sarà sicuramente, su questo siamo convinti che sarà così. Novità sulla maxi inchiesta, e siamo alla cronaca della Guardia di Finanza sul vasto giro di usura ed estorsione in provincia di Pescara, che conta 28 indagati e che il 14 marzo scorso ha portato a 8 arresti. Nel frattempo il fenomeno dilaga e le associazioni di categoria lanciano l'allarme. Di questo si occuperà Spoiler in onda questa sera alle 21 sulla nostra rete, con 3 ospiti di primo piano e con un'intervista esclusiva ad una vittima di usura, di cui vi forniamo una breve anticipazione nel prossimo servizio. Respinta dal Tribunale del Riesame dell'Aquila la richiesta di revoca delle misure cautelari avanzata dalla difesa di Cesare Pallotta, uno dei 6 pescaresi indagati insieme ad altre 22 persone originarie del Foggiano, nell'ambito dell'inchiesta su una ramificata organizzazione criminale dedita all'usura e all'estorsione. Inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara sotto la direzione del colonnello Antonio Caputo e coordinata dal sostituto procuratore Luca Sciarretta e dalla direzione distrettuale
antimafia dell'Aquila. Le indagini, il 14 marzo scorso, hanno portato ad 8 arresti e 3 misure restrittive, tra le quali l'obbligo di dimora al quale è sottoposto Pallotta e al sequestro di beni per 2 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, gli indagati prestavano denaro ad imprenditori dell'area pescarese in difficoltà economica e poi ogni mese li costringevano a pagare migliaia di euro, applicando tassi di interesse da capogiro, in alcuni casi addirittura del 600%, e quando qualcuno accumulava ritardi scattavano le violenze fisiche e le minacce. Si tratta peraltro di un caso tutt'altro che isolato. Associazioni di categorie e forze dell'ordine negli ultimi tempi hanno infatti lanciato l'allarme sul rischio usura, un fenomeno che secondo la Corte dei Conti è ampiamente sottostimato, poiché sono in pochi a denunciare, ma che in realtà è sempre più diffuso anche alla luce della crisi economica degli ultimi anni. Se ne parlerà questa sera nel corso della nuova puntata di Spoiler, in onda su TVSE alle ore 21, con repliche a mezzanotte e domani alle 12.30. Ospiti del programma, condotto da Stefano Buda e grazie di Dio, il comandante della Guardia di Finanza Antonio Caputo, l'avvocato Roberto Luciani, referente dello sportello antiusura di Pescara, e Luciano Di Lorito, coordinatore provinciale di CNA. Nel corso della puntata sarà trasmessa un'intervista esclusiva ad una vittima di usura. Su 500 euro erano tipo 200 euro al mese. E gliela faccio breve: su un prestito di 12.000 euro, ma non tutto insieme, frazionato in 1.000, 2.000, noi abbiamo rimborsato 60.000 euro. Mio fratello è stato aggredito 2 volte, aggredito dopo che gli erano stati consegnati i soldi a questa persona, quindi c'è, cioè, proprio l'inverosimile. Che addirittura c'è stato un sequestro lampo. Un sequestro lampo, sì. Mio fratello è stato preso sulle scale di casa. Fortunatamente era con un amico che mi ha avvisato immediatamente, io ho avvisato mio marito e insieme siamo andati a riprenderlo. In quell'occasione mio fratello prese anche uno schiaffo alla traditora proprio da dietro. In che modo tutta questa vicenda, tutto questo calvario ha cambiato la sua vita e quella dei suoi familiari? Io nella disgrazia e nella sfortuna del periodo del Covid, è brutto dirlo, ma mi sono sentita protetta. Tenga presente che io mi sono tagliata i capelli, ho cambiato colore di capelli, ho cambiato modo di vestire, ho cambiato completamente la personalità, perché comunque andavo in giro in maniera irriconoscibile, con i cappelli in testa, con queste famose mascherine, perché dovunque andavo comunque mi ritrovavo delle persone collegate a lui intorno a me. E siamo alla politica. Tra i temi affrontati ieri in Abruzzo dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, anche quello politico, l'esponente di Forza Italia ha tenuto a battesimo i 2 nuovi volti del partito, ovvero di Forza Italia, e dunque i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Simone Angelosante. Ci dice tutto nel servizio Stefano Recanati. La giornata tutta abruzzese del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani si è conclusa a Pescara. A Palazzo di Città è stato accolto dal sindaco Carlo Masci e dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, mentre ad attenderlo all'interno tutti gli esponenti regionali del partito di Forza Italia, capitanati dal deputato Nazario Pagano. Diversi temi affrontati a partire dal ruolo del partito di Berlusconi in Abruzzo, che ha visto nelle ultime ore 2 nuovi ingressi, gli ex Lega Manuele Marcovecchio e Simone Angelosante, partito che presto potrebbe abbracciare anche Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale, oggi in quota Azione Politica. Lavoriamo anche per vincere ancora una volta le elezioni in Abruzzo con una percentuale abbondantemente sopra le 2 cifre in Abruzzo, quindi l'arrivo di nuova linfa alla nostra squadra non fa che farci essere ottimisti. Tajani ammette che quella dei nuovi ingressi non è una corsa sugli alleati di governo, ma una forte volontà nel voler ricercare elettori in un'ampia fascia di indecisi e delusi. Noi vogliamo saldamente ancorarci al centro, essere il centro della vita politica italiana, e questo significa allargare verso il centro i confini del centrodestra, ma non dobbiamo cambiare equilibri, il problema non sono le rivalità tra alleati. Il prossimo anno la città di Pescara tornerà alle urne. Secondo il ministro Tajani, Carlo Masci sarà ricandidato per il secondo mandato. I sindaci che fanno bene
è ovvio che devono continuare il loro lavoro. Si è parlato anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune di Pescara, dall'avvio del PNRR, ha fatto gare per un totale di 100 milioni di euro di opere che riguarda scuole, asili nido e mobilità. Non è sempre facilissimo poter utilizzare a volte con strutture che non sono sempre con organici al massimo di poter utilizzare i fondi europei. Direi che Pescara può essere considerata una città fiore all'occhiello da questo punto di vista. Il vice premier si è intrattenuto per qualche minuto a colloquio con una delegazione della comunità ucraina a Pescara. E stiamo lavorando per aiutare l'Ucraina a superare questo momento di difficoltà. Lavoriamo per la pace, ma la pace è la pace giusta, che non può essere la sconfitta dell'Ucraina, ma deve essere il ritiro delle truppe russe da quel paese. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale e siamo a Chieti perché i nostri microfoni, il punto di riferimento del polo civico e vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, è intervenuto sulle fibrillazioni nella maggioranza dopo la delibera su Teate Servizi che il polo non ha votato in consiglio comunale. Per De Cesare non c'è alcuno strappo politico. Vediamo il prossimo servizio. Ma innanzitutto tengo a precisare nessuno strappo per quanto mi e ci riguarda, ma semplicemente una posizione, quella assunta di buonsenso, di ragionevolezza, che ha trovato di fatto una trasversalità di intenti, e questo lo testimonia, che quindi non era una questione e non è per noi una questione politica. Anche il capogruppo del Partito Democratico, ma ancora Alberto Chiavaroli, capogruppo della lista Ferrara Sindaco, addirittura ha votato contro questo provvedimento perché era in campo una riflessione, quella appunto da noi promossa, di mirare il tiro verso l'impostazione appunto di questo provvedimento, anche in virtù della deliberazione così importante, corposa, impattante e anche insomma puntuale che la Corte dei Conti, la sua sezione di controllo, ha insomma emanato nei giorni scorsi. Ripeto, non è un problema politico, era solo di carattere amministrativo, era di carattere proprio, a nostro avviso, nell'interesse dei lavoratori di Teate Servizi, per dargli, per come avremmo voluto impostare noi le cose, un futuro migliore, certo, visto che sono tantissimi anni che le varie amministrazioni che si sono succedute hanno solo dato loro precarietà e incertezze, volevamo finalmente dargli un futuro migliore. Comunque, ad ogni modo, ci crediamo ancora che questo possa accadere, noi siamo per risanare l'ente. Lo abbiamo detto al primo momento, il nostro assessore al bilancio sta facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda il sindaco Ferrara, c'è sempre stata un'unità di intenti e speriamo che possa essere così anche per il futuro. Il polo civico ritiene assolutamente di essere ancora parte integrante, fondante, essenziale di questa maggioranza, anche perché siamo stati noi a dar vita a questa amministrazione al secondo turno, quando con un apparentamento ufficiale e con un'unità, appunto anche un'unione di programma, ci siamo uniti. A quali condizioni il suo polo resta in maggioranza? Le condizioni sono quelle di lavorare serenamente come abbiamo fatto finora e di darci la possibilità di continuare a centrare degli obiettivi che sono, consentitemi di dire, davvero sotto gli occhi di tutti. Andiamo avanti, anche il SUNI Abruzzo Molise aderisce alla manifestazione di mobilitazione nazionale Fai la cosa buona, indetta dalle categorie delle costruzioni di CGIL e UIL, per protestare contro i recenti provvedimenti presi dal governo Meloni in materia di bonus che riguardano l'edilizia e sul codice degli appalti. Vediamo. Anche il SUNI Abruzzo e Molise domani parteciperà alle manifestazioni che si terranno nel nostro paese per quanto riguarda il super bonus e anche gli appalti. Presidente, qual è la situazione per quanto riguarda la nostra regione? Noi scenderemo in piazza proprio perché paradossalmente, laddove è necessario effettuare i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eccetera, il governo ha deciso per decreto che i poveri e i quartieri popolari
e non possono usufruire di questi benefici. E quindi noi riteniamo che questo attacco che il governo aveva già messo in piedi nei confronti degli inquilini, abolendo il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Affitto, credo che vada data una risposta adeguata, e noi lo faremo domani scendendo in piazza a fianco dei lavoratori dell'edilizia. Voi chiaramente cercherete sempre un colloquio con il governo, una concertazione? Assolutamente sì, lo stiamo facendo anche a livello regionale. Abbiamo chiesto al presidente Marsilio, all'assessore competente per quanto riguarda le politiche abitative, al presidente dell'ANCI regionale, un incontro per affrontare il disagio abitativo che anche nella nostra regione rischia tra poco di esplodere, perché l'aver chiuso il rubinetto del reddito di cittadinanza significa mettere in condizione quelle famiglie, 17.000 persone nella nostra regione, a non poter pagare più l'affitto, e quindi questo creerà un disagio enorme. Sulla questione appalti, qual è la posizione del SUNIA? Ma sulla questione appalti noi affiancheremo i lavoratori dell'edilizia proprio per dire no a questo codice, che più che un codice rappresenta un via libera, no? Alla speculazione, al malaffare, un via libera anche, attenzione, alla qualità poi di queste imprese che andranno ad effettuare i lavori, magari lavori pubblici, e quindi anche, perché no, lavori presso le ATER. E quindi noi diremo che questa legge non deve passare. Andiamo ancora avanti, una notte di incanto questa sera a Teramo tra le rovine del Teatro Romano. Il vescovo Lorenzo Leuzzi guida la Via Crucis che dà l'avvio ai riti pasquali della diocesi di Teramo Atri. Intanto sono iniziati i lavori di restauro della Basilica di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso, che era stata lesionata dal sisma del 2016. Vediamo il servizio che è stato curato per noi da Tania Bonnici Castelli. Iniziano i riti pasquali a Teramo e in provincia. In questo venerdì che precede quello santo torna la sacra rappresentazione della Via Crucis nel Teatro Romano, cuore archeologico della città. Dopo 2 anni è nuovamente possibile assistere in presenza alla celebrazione dalle strade perimetrali del monumento. La partecipazione alla liturgia avviene anche tramite un maxi schermo posizionato all'interno della Basilica di Santa Maria Assunta. Anche quest'anno le 14 meditazioni sono state scritte e sono lette dai giovani delle parrocchie di Teramo. L'animazione è a cura della Cappella Musicale del Duomo di Teramo, diretta dal maestro Maurizio Vaccarilli, accompagnata da 4 violini e 2 violoncelli del Conservatorio Braga di Teramo. In provincia ci si prepara alle festività pasquali anche con altri eventi. Uno di questi è l'inizio finalmente del restauro dell'antica Basilica di San Gabriele a Isola del Gran Sasso, che era stata in parte danneggiata dal terremoto del 2016. I lavori, che dovrebbero durare 4 mesi, prevedono il miglioramento sismico dell'edificio, il rinforzo delle volte, delle navate laterali e il restauro della Cappella del Santo. Il progetto è stato finanziato con i fondi statali della ricostruzione per un totale di 450.000 euro. E intanto la città si prepara ai riti pasquali più tradizionali. In particolare a Teramo, nella notte tra il giovedì e il venerdì santo, si tiene la processione della Desolata, unica nel suo genere in Abruzzo, e che si svolge prima del sorgere del sole. La lunga fila dei fedeli si snoda lungo un percorso che tocca le 7 chiese più significative della città. La processione inizia nei pressi della chiesa di Sant'Agostino e termina nella chiesa dell'Annunziata, dove si trova il Cristo morto adagiato sulla bara. Questa processione, evento radicato nella comunità teramana, ha origine nel 1290. Siamo alla pagina dello sport, apriamo con il calcio perché ieri il Pescara in amichevole aveva battuto l'Ovidiana Sulmona per 6-0 con Zeman che aveva fatto allenare a parte 7 titolari oltre a Palmiero infortunato. Ora la testa è al match di domenica prossima allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con la Virtus Francavilla, gara che inizierà alle 17.30. Parte così lo sprint per il terzo posto. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
E la corsa al terzo posto, il traguardo sul quale c'è maggiore attenzione nel girone C, con un campionato già vinto dal Catanzaro e con un Crotone già certo del secondo posto. La squadra di Lamberto Zauri dunque già sa che nei play-off entrerà nel tabellone nel quarto turno, il secondo nazionale, martedì 16 maggio, ritorno sabato 20 maggio. Le terze debutteranno nel primo turno nazionale domenica 7 maggio, andata in trasferta, ritorno giovedì 11 in casa. L'ultima giornata ha in parte rovesciato l'inerzia di questa lotta per la terza posizione. Il Pescara rischiava di essere sorpassato dal Picerno, ma il pari interno dei Lucani con la Gelbison e il 2-2 del Delfino a Catanzaro hanno fatto restare tutto sostanzialmente invariato. Anzi, il Foggia è scivolato a meno 4. L'11 di Zeman deve puntare al massimo nei prossimi tre appuntamenti, un po' per arrivare al riparo da brutte sorprese allo scontro diretto di Picerno, un po' per cercare anche di fare più punti della terza del girone A, la Pro Sesto, che ha 57 punti, uno in più dei biancazzurri. Sarà il girone B a dare la migliore terza, una tra Cesena 69 punti o Entella 71. Essere la migliore terza dei tre gironi consente di avere la testa di serie anche nel secondo turno nazionale. Qualora però la terza del girone B venga eliminata, sarebbe la seconda miglior terza la testa di serie, a patto sempre di passare il primo turno nazionale. Sembrano solo piccoli dettagli, ma quando si arriverà al dunque possono pesare tantissimo quando gli scontri sono governati da grande equilibrio. Il Pescara può ammaricarsi perché per buona parte della stagione è stata la squadra miglior terza della C, prima del tracollo di risultati. Virtus Francavilla in casa, trasferta a Taranto, poi Monopoli all'Adriatico e chiusura di campionato a Picerno. Questo è il cammino che attende i biancazzurri, chiamati a ripetersi sugli standard visti a Catanzaro e a non sottovalutare una squadra che, per quanto abbia avuto risultati poveri in trasferta, solo 6 punti ma l'unica vittoria arrivata un mese fa ad Avellino, è comunque galvanizzata dal settimo posto in classifica e all'andata contribuì alla serie di risultati negativi post Catanzaro. L'allenatore della Virtus Francavilla, Calabro, non recupera il portiere Avella, al suo posto il 24enne Andrea Romagnoli, scuola Roma. Per il resto tutti a disposizione, compreso l'ex De Marino. Da valutare la conferma del 3-4-2-1 oppure rinunciare a uno tra Murillo e Maiorino per un centrocampista in più. L'amichevole di ieri a Sulmona, vinta 6-0, doppietta di Vergani e Merola, gol di De Sogus e delle Monache, ha lasciato qualche scoria a Cancellotti e confermato che serve tempo per rivedere uno Jabua a pieno regime. Senza Palmiero, Zeman non ha impiegato altri 7 titolari del Ceravolo. Logico pensare che la formazione sarà quella vista con Turris e Catanzaro, con il solo dubbio della sostituzione di Palmiero. Aloi e Mora gli indiziati. Direzione di gara Simone Taricone di Perugia, un precedente per parte. Pescara Grosseto 2-0 in Coppa Italia la scorsa stagione. Virtus Francavilla Vibonese 2-2 nella stagione 2021. Ancora calcio, siamo al campionato di promozione, terz'ultima giornata domani nel girone B con il Città di Teramo che torna in campo dopo il turno di riposo per ospitare a Montorio il Pianella, formazione a caccia di punti salvezza. Nei biancorossi squalificato Censori con Berardi in pole per sostituirlo, out per lo stesso motivo nella squadra di Daniele Fanì, il portiere Dettore ed il difensore Pretara. Le parole del tecnico del Teramo Marco Pomante nelle servizio di Ania Cantagalli. Mister, campionato vinto, le motivazioni ovviamente saranno diverse, sono molto forti le motivazioni invece del Pianella che cerca una salvezza in queste ultime giornate. Sì, noi campionato vinto, c'è diciamo la mente libera, però le motivazioni dovrebbero essere sempre alte perché alla fine dobbiamo avere sempre degli obiettivi importanti davanti e abbiamo l'obiettivo di vincere queste tre partite. I ragazzi hanno pure degli obiettivi personali, l'attaccante è quello di fare gol, il difensore di non prendere gol, quindi abbiamo anche l'obiettivo di onorare al massimo il campionato perché, come hai detto tu, sono squadre come Pianella e altre squadre che stanno giocando un pezzo importante della loro stagione, quindi noi dobbiamo essere anche onesti nel giocarci al meglio tutte le partite qui fino alla fine. E darai più spazio a chi magari di spazio fino a questo momento ne ha avuto di meno? Sì, sicuramente ci sarà spazio per chi ha giocato poco, è normale non stravolgerò la squadra perché, come ho detto prima, l'obiettivo è quello di fare bene, però è anche vero che è una rosa valida e quindi di giocatori importanti, chi ha giocato poco quest'anno è anche perché davanti ha avuto giocatori importanti che hanno fatto bene, però sicuramente si faranno trovare pronti, diciamo. Sono giocatori importanti che potrebbero stare tranquillamente anche l'anno prossimo con noi, è normale, c'è sempre da valutare tante cose, però adesso l'obiettivo nostro, come ho detto prima, è quello di finire al meglio questo campionato,
di non onorare questo campionato, perché ci sono squadre che chi si sta giocando un posto ai playoff, chi sta giocando la salvezza, e quindi è anche giusto fare il termo. Nessuno si aspettava la vittoria del campionato proprio lì a Pescara, per tutto quello che è successo, ma questo dimostra la grande forza tecnica, ma soprattutto umana, di questa squadra, perché anche nei momenti di difficoltà non ha mai mollato, è stata sempre dietro alla Turris, anche quando la Turris viaggiava a gonfie vele, e siamo stati bravi a stare lì dietro. Poi una volta che c'è stato il sorpasso è normale che è stato tutto in discesa, è venuta fuori la nostra forza, la nostra personalità, e poi la cosa più bella è poi andare a festeggiare lì a Pescara, che penso che sia la cosa più bella di questo campionato. E siamo al volley in Serie 3, ultimo atto per quanto riguarda la stagione regolare, super match a Ortona tra le prime due, ovvero Sieco e Catania, domenica alle 18 al Palasport Abruzzese, con un ingresso con soli 2 euro. Chi vincerà passerà la gara di spareggio per la Serie 2, stessa ora, stesso giorno per l'Abba Pineto, che sarà di scena sul parquet del Montecchio. In Serie B domani alle 19 il Montorio scenderà sul campo della capolista Molfetta. In B1 femminile, pure domani alle 18, l'Altino giocherà a Castelbellino. In Serie B2 domani alle 19.30, scontro salvezza al Pala Elettra tra Gada Pescara Project e Trani, mentre il Teramo riceverà al Pala Acquaviva domenica alle 18 il Bisceglie. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del TG6. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con il nostro approfondimento curato da Stefano Buda e Grazia di Dio, per parlare in questo caso di cronaca con un'interessante intervista. Ovviamente tutto questo a spoiler. Per quanto riguarda la nostra informazione, vi ricordo la prossima edizione alle 23. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.